Una giornata importante, è giusto non dimenticare, anche sabato scorso a Pescara c'era stata un'altra cerimonia. Qual è l'eredità che lasciano Falcone e Borsellino? Noi abbiamo il Consiglio Superiore della Magistratura, come è noto, ha desecretato tutti gli atti, ne ha fatto oggetto di una pubblicazione importante. Da quegli atti, quelli più difficili del rapporto sofferto tra Falcone e il Consiglio Superiore della Magistratura, emerge l'eredità più forte, più autentica di Giovanni Falcone, quelle sue intuizioni, quelle sue idee, quelle sue proposte, quelle sue sofferenze, quel suo isolamento che furono alla base delle scelte e anche degli eventi, dei fatti così tragici nel corso di alcuni anni, che costituirono una vera e propria stertoia della storia del nostro paese, che cambiarono la storia del nostro paese. Quell'eredità ha proiettato fino ai giorni nostri la consapevolezza che la lotta alla mafia va condotta utilizzando strumenti importanti come la Procura Nazionale Antimafia, la DIA, la Direzione Investigativa, questo corpo interforze, ma che va condotta considerando i fenomeni mafiosi nella loro globalità. Quegli strumenti si proiettano appunto all'oggi e rendono la lotta alla mafia oggi più incisiva, certo, ma anche bisognosa di ulteriore aggiornamento, perché oggi la mafia utilizza nuovi strumenti, per esempio la corruzione, e tende a penetrare l'economia legale, i vari gangli dell'economia legale, non più organizzazioni stragistiche, non più solo sangue, non più lupara, ma finanza, strumenti sofisticati, internet per perseguire gli obiettivi di sempre, quelli, i business classici della mafia, ma anche nuovi business.